Quindi, come dire, utilizziamo quello che il narcisista normalmente ha, quindi l'invidia contro di lui fondamentalmente, o contro di lei, contro il narcisista stesso. Ovviamente dobbiamo cercare di tenere presente un fatto fondamentale, che alla fine, non devi mai sperare di avere a che fare un principe azzurro con un principe azzurro, perché il narcisista sarà sempre un altro ranocchio, quindi quando vai a incontrare qualcosa che vai, diciamo, che ha a che fare con qualcuno che ha le caratteristiche che abbiamo visto spesso dei narcisisti, tieni presente che non sarà mai un principe azzurro o una principessa rosa, ma sarà sempre, diciamo così, un altro ranocchio, sarà sempre un'altra persona che non ti porta nessun risultato se non quello di farti perdere del tempo. Allora, ovviamente questo del credere, no, di poter incontrare il principe azzurro, è proprio quello che hanno molte persone che in qualche modo, saranno spesso vittime dei narcisisti, no? Il desiderio idilliaco, diciamo così, il desiderio fiabesco di trovare, diciamo, il principe azzurro che ti risolve tutti i tuoi problemi sentimentali di altra natura. Si vede bene, Grenettina? Si vede bene? Perché dimmi se si vede bene. E quindi questo è un qualcosa di molto importante da prendere in considerazione. Quindi, spesso, se tu sei travolta, diciamo così, se tu sei travolta, grazie, se tu sei travolta dai tuoi bisogni, dai tuoi desideri insoddisfatti, questi sono veramente i tuoi punti deboli. Perché se sei travolta dai tuoi desideri, dai tuoi bisogni insoddisfatti, non riesci a vedere la persona al di là della fiaba, non riesci a vedere la persona al di là dell'incantesimo. E quindi sei, tra virgolette, ipnotizzata dal e vissero per sempre felici e contenti. Questo e vissero per sempre felici e contenti, da un certo punto di vista, ti ipnotizza, da un certo punto di vista, è un incantesimo, diciamo, no? Che tu hai vissuto da bambina o da bambino. E il mancato soddisfacimento, diciamo, dei tuoi bisogni ti fa aggrappare. Salutiamo Miriam. Ma dove stai adesso, Miriam? Non sei più in Spagna e dove sei finita? Ti fa aggrappare, diciamo, proprio a queste tue esigenze. Quindi, bisogna prendere un po' in considerazione, a casa, quindi dove? Non mi ricordo dove stavi, Miriam. Salutiamo la nostra Patrizia Perotti. Quindi la storia, è sempre quella, la storia si ripete. Tu speri di trovare un principe azzurro, ma in realtà troverai come possiamo dire, in realtà piuttosto che il principe azzurro, troverai qualcosa di estremamente negativo, troverai il lato oscuro del principe azzurro. Quindi il risultato, diciamo, posso garantirti che sarà una serie infinita di delusioni amorose. Salutiamo la carampagnocca Patrizia. Quindi, se inizi, allora, che cosa devi fare quindi anziché cadere nella rete del principe azzurro? Beh, smascherare questo principe azzurro. Il modo migliore per smascherare questo principe azzurro è proprio quello dell'invidia. Perché un principe azzurro non può essere invidioso, perché altrimenti tu cadrai in un'altra relazione distruttiva, cadrai in un'altra relazione peggio di quella che hai appena finito. Invece bisogna, diciamo, e tu magari pensi, ah, non mi caccerò più in una storia del genere, no? Perché il tuo sogno è quello magari di sognare un partner, anche un marito. Ci sono donne che sperano proprio di trovare anche un marito, addirittura, no, un marito perfetto, diciamo, la famiglia del Mulino Bianco. Sto cazzo. L'unico modo è quello intanto di smascherare, diciamo,
questa tipologia di persone. Quindi ci sono degli schemi e soprattutto legati all'invidia, perché l'invidia è una, come dire, caratteristica che caratterizza appunto universalmente, fondamentalmente tutti i narcisisti, li caratterizza il loro schema di comportamento, il loro modello di vita malsana, e questo ti permetterà di guardare oltre, diciamo, di svelare il velo del tempio in modo tale che tu possa, diciamo, in qualche modo renderti conto delle sue debolezze, renderti conto di quelli che sono i suoi punti deboli. Ovviamente, come dire, per comprendere la ragione, diciamo, per cui i narcisisti ti sembrano attraenti, devi, come dire, comprendere gli imprinting negativi che probabilmente hai avuto nell'infanzia, no? Legati all'abbandono, legati al rifiuto. Sono convinzioni profonde che in qualche modo comunque fanno da attrattori e ti fanno magari attrarre proprio persone che non ti amano, persone che non ti danno la giusta considerazione. Questo devi tenerlo presente. Però, se tu riesci a capire, a rivelare, diciamo, l'invidia del narcisista, allora riuscirai anche a comprendere un po' l'effetto, diciamo, incantesimo che questa persona ha creato. Riuscirai a superare le trappole, perché le convinzioni profonde, diciamo, che possono diventare anche la narrativa della tua vita, le convinzioni profonde nefaste, salutiamo Antonio, le convinzioni profonde nefaste che possono diventare la narrativa della tua vita, possono essere, sono delle trappole fondamentalmente che ti tengono in situazioni negative, no? Quindi, quindi tu devi imparare quindi a riconoscere l'invidia del narcisista, che è la cosa più facile da riconoscere, e di conseguenza evitare le trappole dell'abbandono. L'abbandono è sicuramente una trappola, la trappola diciamo, della mancanza di emozioni, e devi imparare a dartele, la trappola del sentirsi svergognata, del sentirti svergognata, la trappola del doverti sacrificare per forza, perché gli amori non pretendono sacrifici. Intanto ricordo che chi volesse iscriversi al canale lo faccia. Se volete dare un sostegno al canale, fate anche una piccola donazione cliccando sul tastino col dollarino. Se volete abbonarvi, cliccate sul tastino abbonati. Salutiamo Roxy. Allora, quindi devi capire che esistono tutte queste trappole. Il modo migliore per non cadere nelle trappole è di vedere la realtà. Allora puoi iniziare, diciamo, ma intanto a tenere presente questo, che spesso il narcisista o la narcisista ti fa da specchio, ovviamente, perché ti innamori di quello che ti manca. Noi ci innamoriamo, no? Di quello che ci manca, per cui dobbiamo imparare a evitare, no, queste cose. Fatti un po' delle domande, ecco, un qualcosa che ti suggerisca, farti delle domande. Se tu hai il terrore di perdere una persona, è meglio che la lasci. Se temi che se ne vada, è meglio che la lasci. Se pensi che in te ci sia qualcosa di sbagliato, è meglio che lasci lui. Se ti senti fuori posto, se ti senti vuota, se hai delle crisi di identità, se ti senti inadeguata, se ti senti disistimata, se insomma senti tutte le negatività, cerca di eliminarlo dalla tua vita. Non devi giustificare l'ingiustificabile, devi imparare a non cadere, ad esempio, anche nella trappola del senso di colpa, nella trappola della paura di essere rifiutata, nella trappola della paura di essere giudicata negativamente. Sono le trappole che ti spingono a cercare i narcisisti. Se tu non avessi queste trappole interiori, diciamo che non cercheresti il narcisista, o perlomeno se avessi un incontro anche ravvicinato del terzo tipo con il narcisista, non ti coinvolgeresti, non ti innamoreresti, perché poi la cosa fondamentale è quella. Quindi, diciamo, devi imparare a comprendere il narcisista senza fare la fine di Eco. Ricordiamo che il narcisista nasce dal mito di Eco, no? Eco era una splendida ninfa
che era stata punita, diciamo, da Era, la moglie di Giove, no? Che le impediva di parlare. Era e Eco poteva ripetere solo le ultime parole delle altre persone. Un giorno vede Narciso e resta affascinata dalla sua bellezza, ma non può parlare con lui perché può solo ripetere le ultime parole. E questo ci fa capire, no, quali sono le persone che si innamorano del narcisista, quelle che non hanno un'identità vera, ma subiscono, no? Mi sono chiesta, chiediti perché ho incontrato i narcisisti. Diciamo, il vero problema non è incontrare, perché, come dire, il vero problema è innamorarsene, perché uno può incontrare chi vuole, ma poi posso incontrare anche, come dire, l'amantide religiosa, ma se non, come dire, mi ci coinvolgo, non è un problema, no? E quindi nella storia di Narciso e di Eco troviamo le dinamiche relazionali, no? Un narcisista concentrato su di sé e una persona che non è in grado di sviluppare una sua identità. Quindi, come riconoscere un narcisista attraverso l'invidia? Dicevamo che l'invidia è una delle caratteristiche fondamentali, che ha due vantaggi fondamentali. Uno, che diciamo, ti permette di riconoscere il narcisista e se l'amplifichi farai anche schiattare il narcisista di invidia. Ovviamente non devi fargli invidiare te, ma fargli invidiare qualcun altro. Questa è la vera chiave, no? Devi fargli invidiare qualcun altro, perché se li fai invidiare te rischi che poi si scarichi su di te, invece devi fargli invidiare qualcun altro. Tieni presente che i narcisisti, in maniera diversa, ma tutti sono presuntuosi, arroganti, boriosi e invidiosi. Quindi tu quando inizi a subdorare, che hai a che fare con un narcisista che inizia, diciamo, magari adesso non vado a ripetere le solite cose, magari a farti love bombing, a squalificarti, eccetera, tu inizia a farlo schiattare di invidia. Questa è una cosa fondamentale che ti suggerisco. Per farlo schiattare di invidia devi semplicemente parlare bene di qualcun altro, iniziare a dire: ah, guarda questo che bravo, guarda quello che bravo, hai visto questo che successo che ha, certo che quello, porca miseria. Beh, magari se uno anche diciamo che in qualche modo possa essere un competitor, no, di questa persona. Quindi inizia a non elogiare, cioè dai indifferenza al narcisista e inizia a elogiare gli altri. Che bravo, che qua, che là, che su, che giù. È ovvio che questo, ma deve avvenire, no? Ho incontrato una persona splendida, diciamo, una persona fantastica. Tu non devi parlare male del narcisista, devi semplicemente parlare bene degli altri, perché i narcisisti soprattutto, diciamo, non tollerano, no? Vogliono essere al centro dell'attenzione. Nel momento in cui c'è qualcuno e poi ricalca la dose, no? Ne parlano tutti bene, metti qualunque cosa sia, in questo modo salutiamo Sissi. In questo modo, se tu vai a parlare bene, diciamo così, di altre persone, vai a elogiare altre persone, vai a, come dire, a far intendere che altre persone, non il narcisista, sono le persone migliori, sono le persone che ti possono dare molte cose, beh, questo è un punto fondamentale. Ascolto ma non riesco a scrivere, vabbè, normale, normale, sì. Quindi il problema non è, cioè, ecco, ricordiamoci sempre, la narrazione della realtà del narcisista è sempre una narrazione a suo favore. Il vero problema è che tu te ne devi rendere conto. Ma nel momento in cui tu vai a stuzzicargli l'invidia, verrà fuori l'invidia. E quando ti rendi conto che questa persona è invidiosa, è inutile, la narrazione della realtà non importa, ti renderai conto che hai a che fare con una persona del genere, perché lui cadrà miseramente sotto i colpi dell'invidia, cioè difficilmente un narcisista riesce a resistere all'invidia. È veramente difficile che un narcisista riesca a resistere all'invidia e riesca a non provare invidia, perché la proverà sempre e comunque e sarà un'invidia forte, sarà un'invidia potente, sarà un'invidia che, come dire, lo castrerà. Quindi
Esatto, l'amica Narci parli bene di una, esatto, parli bene di un'altra, ma esalti, no? Anche nei dettagli. Ah, sai che questa persona è fantastica, è bravissima nel suo lavoro, poi stupenda, una persona che sa quello che vuole, bla bla bla. Inizia a parlargli bene degli altri, non parli male di lei, parli sempre bene degli altri. Ecco, questo farà sì che lui non sarà più. Non saprà più contenere la sua invidia. Se sai leggere il linguaggio non verbale, non riuscirai anche a cogliere tutta una serie di segnali di scarico, di aggressività. Ad esempio, inizierà a tamburellare con le dita, inizierà a fare gesti in questo modo, inizierà a scaricare tutta una serie di tensioni, a grattarsi proprio. Talvolta avrà degli sbotti, quindi riesce in questo modo a farlo schiattare, tra virgolette, dall'invidia. E quindi l'invidia piano piano verrà fuori, emergerà, diventerà sempre più forte e, come dire, lo metterà in scacco matto. Quindi devi giocare questo gioco, no? E nel frattempo questo ti servirà per recuperare la tua identità. Perché tu non devi mai andare in crisi identità, neanche in crisi esistenziale. Capisci che sei in crisi identità quando non sai bene chi sei, diciamo, non sai prendere decisioni, non sai cosa decidere, mentre invece sei in crisi esistenziale quando hai difficoltà a conquistare, no? Tra l'altro, l'empatia da questo punto di vista, cioè la tua capacità, se la hai, di entrare in sintonia con le altre persone, ti farà percepire l'invidia del narcisista e quindi tu amplificala dandogli come scarico un'altra situazione. Poi ci sono mille trucchi per capire che hai a che fare con questo, ad esempio l'arroganza, no? Il narcisista magari ti dirà: ecco, quello è un cretino, quello è un coglione, non capisce un cazzo, ma figurati, non capisco come tu fai a considerare questa persona, no? Vedrai che scaricherà la rabbia. Tu dici: no, ma guarda che pure, che fantastica, che bravissima, eccetera, eccetera. Ti dimostrerai pienamente coinvolta, no? Con queste persone. E questo li toglierà la ricerca di attenzione di cui hai bisogno e li toglierà il potere. Tieni presente che però spesso i narcisisti ti fanno anche da specchio, no? Cioè, se tu ti coinvolgi con un narcisista è perché delle paure che il narcisista riesce in qualche modo ad amplificare. È ovvio che se tu hai disistima, il narcisista te la farà vivere. Se hai paura di essere svergognata, tranquilla che il narcisista ti svergognerà. Se hai paura di essere abbandonata, sta tranquilla che ti scarterà. Per cui, come dire, tu devi lavorare molto, molto su te stessa. Beh, no, non è che non devi scaricarlo su di te, no, tu devi parlare bene di altre persone. Devi parlare bene di altre persone, no, perché questa è un po' la criptonite, no, per super. Certo che se tu lo accondiscendi. Rabbonire, che significa rabbonire? Beh, certo, se fosse una persona violenta, devi subito allontanarti e non prenderla in considerazione. Ma noi dobbiamo, come dire, non avere a che fare con queste persone, non, diciamo, dobbiamo vedere i punti deboli, perché se tu lo continui a idolatrare, vedrai sempre un dio in questa persona. E resterai sempre nella sua ragnatela. L'unico modo per decoinvolgerti è vedere i suoi punti deboli, no? Come dire, vedere che è una persona che vale poco. Al contrario di quello che il narcisista ti fa credere, che è una persona di grande valore, tu devi renderti conto che in realtà non è una persona di grande valore. Renderti conto che è un poveraccio, un mentecatto, che è una persona invidiosa. Le persone invidiose non sono mai persone di grande valore, perché il vero problema della relazione con il narcisista non è nel narcisista in sé, che poi è un poveraccio di suo, ma è del fatto che ti coinvolgi, no? Ma poi quando parliamo di narcisisti parlo di manipolatori, persone arroganti in generale, noi non sapremo mai se una persona è diagnosticata narcisista o non lo è, anche perché non andranno mai a farsi fare una diagnosi e secondo me se vanno anche a farsi fare una diagnosi riescono anche a prendere per il culo lo psichiatra che gli somministra i test fondamentalmente, no? Perché sono abili nel prendere per il culo. Quindi tu non è che devi andare a chiederti che è, che non è. Quando hai a che fare con una persona che però è invidiosa e tu capisci
che è invidiosa nel momento in cui parli bene di un'altra persona e questo lo manda in tilt, sai che devi levartelo dai coglioni, sai che te lo devi levare dai coglioni, perché se tu resti coinvolta anche sulle persone che palesemente vedi che sono invidiose, allora, come dire, non hai possibilità, allora non hai chance, no? Perché innamorarsi di uno così è veramente da coglioni fondamentalmente, no? È come dire, mi innamoro proprio sapendo che è la persona sbagliata della persona sbagliata. Invece spesso i narcisisti si presentano come persone eccezionali, no? Tu ti coinvolgi perché dici finalmente ho trovato un uomo eccezionale, finalmente ho trovato un uomo fantastico, finalmente ho trovato l'uomo della mia vita, no? È questo che ti fa coinvolgere con il narcisista, perché non ti fa vedere la realtà per quello che è, no? Si presenta, come dicevo all'inizio, come il principe azzurro, no? Si presenta come il principe azzurro sul cavallo bianco e invece non c'è nessun cavallo, non è nessun principe, è semplicemente un altro rospo. Tu credevi che fosse un principe, in realtà era un altro rospo. E quindi in questo caso devi imparare a vedere quelli che sono i suoi punti deboli. E uno dei suoi punti deboli è proprio il fatto che temono l'invidia, si agganciano sull'invidia, no? Quindi non è un, come dire, esatto, non è un cavallo di razza, ma è solo un ciuchino, è solo un asino fondamentalmente, no? Però è un asino che si fa vedere, si fa percepire come cavallo di razza, no? Come persona immacolata, no? E quindi tu invece devi tirare fuori quelli che sono le cose che ti fanno capire che è una persona negativa. E la cosa principale è l'invidia, perché i narcisisti masticano proprio invidia a tutt'andare. Ecco, se riesci a fare questo, diciamo che riesci a liberarti in fretta di queste situazioni. Quindi vai a parlare bene di altre persone, verrà fuori il suo egoismo, verrà fuori la sua invidia, verrà fuori il suo bisogno di ammirazione, verrà fuori la sua mancanza di empatia, verrà fuori il suo egoismo, verrà fuori il suo tentativo di essere grandioso e verrà fuori il fatto di, come dire, la sua debolezza. E quando riesce a vedere, a calare il velo del tempio, non essere più sotto l'incantesimo, no, che il narcisista ti ha creato, ad esempio, vedi la sua rabbia attraverso il love bombing, tu ti puoi distaccare. Perché, come dire, a quel punto lì devi distaccarti per forza, perché se non ti distacchi quando hai visto tutta la negatività, allora è come dire, repetita, no, repetita iuvant, errare humanum est, no? Una volta puoi sbagliare, ma quando hai in mano tutte le informazioni, diciamo che perseverare è diabolicum. Poi se uno continua a perseverare, si innamora del serial killer, sapendo che è un serial killer, e come dire, allora sono problemi suoi, cioè nel senso che, come dire, non è che possiamo, noi possiamo portare l'asino alla fonte, ma non possiamo bere al suo posto, e questo è un dato di fatto, no? Quindi quando le persone sono negative, beh, rendersi conto che siano negative è il primo passo, ma poi l'altro passo dello sgancio devi farlo tu, no? Lo sgancio interiore. Se resti ancora agganciato, allora, come dire, non ci sono altre possibilità, non ci sono altre possibilità. E questo è un punto fondamentale. E vabbè, socio d'affari, beh, non lo so, io questo non lo so. Adesso le situazioni specifiche non le tratto, anche perché comunque rispondo solo alle persone che sono abbonate o che sono, diciamo, che fanno donazione al canale. Comunque, detto questo, questa è la cosa fondamentale che noi dobbiamo fare. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Quindi ricordo che diciamo, intanto di iscrivervi al canale, abbonarvi, se volete fare una donazione al canale, fate una donazione al canale.